i quanti e i numeri immaginari, dalla virtualità alla quasi-realtà. I fenomeni dei quanti, e quindi tutti i fenomeni della natura, sono fatti di un prima, un durante e un dopo. Per coloro che capitano in questo canale per la prima volta, faccio un breve riepilogo di quella che è la struttura fondamentale del fenomeno fisico a livello microscopico, fatto appunto di un prima, un durante e un dopo. Nel resto del video spiegheremo come funziona il durante in dettaglio, perché molti, dai commenti che hanno lasciato a questo canale, hanno manifestato il desiderio di cercare di capire più a fondo come sia possibile descrivere qualcosa che non esiste. Infatti, il durante separa due osservazioni successive, che costituiscono il prima e il dopo, ma il durante in sé non è osservato. La ragione della triade prima, durante e dopo, è che non esiste modo di fare osservazioni continue nel mondo microscopico, perché la luce stessa che dovrebbe illuminare di continuo non è continua, ma è fatta di corpuscoli o quanti, quantità minime indivisibili, che sono detti fotoni. Quindi se voi volete guardare il mondo microscopico, il mondo dei quanti, Dovete affrontare questa difficoltà che non è possibile nemmeno illuminarlo di continuo, ma è possibile soltanto illuminarlo in maniera, si dice, discreta, sporadica. E pertanto tutte quante le nostre osservazioni del mondo microscopico sono distanziate l'una dall'altra nel tempo. La separazione è quello che chiameremo il durante e quella separazione non è osservata. Che cosa succede? Che cos'è? Come si descrive? Prima di iniziare, richiamiamo alla memoria l'esperimento fondamentale laser, vetrino e schermo. Avete un puntatore laser, il prima in questo caso è il laser che emette un raggio di luce quando lo accendete. Poi avete il dopo, il dopo è uno schermo con un'immagine. Sullo schermo l'immagine è un punto luminoso, se non avete il vetrino in mezzo, due punti luminosi, se il vetrino divide il raggio in due mediante la rifrazione e la riflessione. Che cos'è il durante? Il durante è tutto quello che succede in mezzo. Che ci sia il vetrino o meno, cioè il viaggio, tra virgolette, che fa il raggio di luce dal laser allo schermo. Il punto però è che Quel durante non è osservato. Noi osserviamo qualcosa prima, quando premiamo il pulsante sappiamo che facciamo qualcosa, accendiamo il laser e quindi creiamo un raggio di luce. E noi osserviamo qualcosa dopo. La questione è se il durante esista, se si possa parlare di fotoni durante il viaggio, se esista un raggio di luce. Se questo esperimento lo facciamo con un solo fotone. Che cosa succede? Che il singolo fotone, il singolo corpuscolo di luce, è costretto a scegliere se andare a destra o andare a sinistra e quindi abbiamo la biforcazione. Abbiamo un prima in cui emettiamo un fotone e un dopo che sarà un fotone di qua o di là. Nel durante avviene qualcosa e questo qualcosa deve essere descritto in qualche maniera. Ora quello che si osserva è che i fenomeni quantistici sono fenomeni completamente casuali, e cioè dimostrano che esiste il caso vero in natura. In altre parole, il risultato dell'esperimento con un singolo fotone non è determinato, non è causato dal prima e non è finalizzato a produrre un dopo prefissato invece è creato seduta stante nel durante. Quindi, queste cose qui, per renderle più chiare, necessitano di un minimo di matematica che purtroppo, per quanto sia semplice, non viene spiegata negli istituti scolastici e universitari quasi a nessuno. Colmeremo questa lacuna con questo video. Quindi abbiamo detto che il durante di fatto non è osservato come l'interruzione tra due fotogrammi di un film. Voi avete l'illusione di una realtà continua, ma proprio come in un film la realtà è continuamente interrotta invece e la lacuna tra un fotogramma e il fotogramma successivo è quello che noi chiameremo il durante. La domanda è questa. Il durante non è osservato benissimo. È possibile però osservarlo in futuro? Potremo mai osservarlo? Oppure dobbiamo arrendersi al fatto che non è osservabile neanche in principio. La risposta ve l'anticipo adesso no, non potremo mai osservare il durante perché il durante non è osservabile in principio. Il durante, infatti, non esiste, non appartiene alla realtà. E solo perché non esiste può consentire il salto rappresentato da quella biforcazione tra il prima e il dopo in cui il dopo non è conseguenza del prima. Come si possono capire queste cose? Lo vedremo in questo video. Risponderemo anche alle seguenti domande. Si può descrivere il durante? Come? Come si fa a stabilire che non è osservabile e quindi non sarà mai osservato? Per capire abbiamo bisogno dei numeri complessi. Prima di entrare nel merito, vi ricordo che potete approfondire questi argomenti attraverso i libri che ho pubblicato, come per esempio questo libro I quanti dove c'è la fisica e anche alcune considerazioni filosofiche generali, questo libro dove c'è un'analisi, diciamo, un programma di lavoro a più ampio respiro anche con l'analisi delle conseguenze sulla comprensione della vita e anche più di quello, a partire dall'infinitamente piccolo, e poi questo romanzo nel quale offro diversi spunti di riflessione. Questo è un romanzo che è anche una storia avvincente, però, è scritto in maniera da comunicare le idee di base dei quanti senza nessuna alterazione, come succede spesso nei film di fantascienza che cambiano le leggi fisiche per poter produrre un certo risultato prestabilito. Invece questo romanzo è studiato per far capire i concetti fondamentali che spiegheremo qui e anche esplorare delle possibili conseguenze che potrebbero anche a un certo punto tradursi in realtà. Abbiamo bisogno quindi di introdurre dei numeri, dei numeri nuovi, che si chiamano numeri complessi. I numeri innanzitutto che cosa sono? sono degli elementi di un certo insieme che chiameremo l'insieme dei numeri. Insieme lo denoteremo con due parentesi graffe e all'interno ci sarà una lista, la lista degli elementi di quell'insieme. Le parole insieme, elemento, devono essere accettate come enti primitivi, come si dice. Cominciamo dai numeri reali, cioè i numeri che usiamo tutti i giorni. Che cosa sono? si indicano con la lettera R e l'insieme dei numeri reali è l'insieme di tutte quante le sequenze finite di cifre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, seguite da una virgola e poi un'altra sequenza di cifre, la quale però può essere finita o infinita. Quindi, per esempio, 3, un numero intero, 4,5, 14,67, 154,090909 a seguire all'infinito, in questo caso si chiama numero periodico, oppure 23 seguito dalla sequenza di cifre che voi preferite, qualunque essa sia. Si possono ordinare e far corrispondere i punti di una retta, detta retta reale. Quindi se voi segnate uno 0 su una retta e poi un 1, seguirà la posizione di quello che chiamerete 2, 5, 10, meno 10, qualunque punto corrisponde a un numero e qualunque numero corrisponde a un punto. Sui numeri reali si possono definire delle operazioni che sono delle istruzioni per ottenere certi risultati, quindi la somma e il prodotto. Che cosa sono le operazioni? Sono delle mappe o delle funzioni che associano a due numeri, che sono detti addendi nel caso della somma, o fattori nel caso del prodotto, un terzo numero. Quindi sono mappe tra coppie di numeri e un terzo numero. Il risultato è detto somma o prodotto. 3 più 5 uguale 8, 3 per 5 uguale 15. Quindi in questo caso voi avete due numeri 3 e 5 e facendo la somma li mappate nel numero 8, facendo il prodotto li mappate nel numero 15. Una nota. Qui la parola uguale sta per è sostituibile da, nel contesto delle operazioni che sono appunto delle operazioni, delle istruzioni, non delle verità come vi suggerirebbe un Kant che crede che le affermazioni della matematica siano dei giudizi sintetici a priori. Uguale qui non vuol dire uguale, non è un vero uguale, perché 2 più 2 non è 4, è 2 più 2, vuol dire una coppia di numeri che stanno per essere sommati, che occorre sommare e le istruzioni per l'uso vi dicono che potete sostituire ogni volta che trovate 2 più 2 con 4 vediamo gli assiomi della somma la proprietà associativa se avete tre numeri da sommare potete sommare i primi due e poi il terzo oppure il secondo e il terzo e poi il primo la proprietà commutativa non importa l'ordine con cui sommate due numeri. L'elemento neutro esiste un numero che si chiama 0 tale che per ogni numero reale, per ogni a appartenente ad R, vale a più 0 uguale ad a, cioè vuol dire esiste un elemento neutro appunto della somma per cui sommandolo a qualunque altro numero si ottiene lo stesso altro. Numero. Esistenza dell'opposto. Per ogni numero reale esiste un altro numero reale che sommato al primo dà l'elemento neutro, lo 0, e si chiama opposto. Quindi, per ogni a esiste un b tale che a più b uguale a 0. Sostanzialmente, l'opposto introduce il segno meno, la sottrazione. Esempi di queste proprietà 3, 4 e 5. Potete sommare prima 3 e 4 ottenete 7 più 5 fa 12. Oppure potete sommare prima 4 e 5 ottenete 9, più 3 fa 12. Proprietà commutativa 3 più 4 è ovviamente uguale a 4 più 3. L'elemento neutro 3 più 0 è uguale a 3. L'opposto esiste un numero chiamato meno 3 tale che 3 più meno 3 fa 0 e questo lo scriveremo anche come 3-3 e questo introduce appunto la sottrazione. La sottrazione non necessita di essere definita separatamente dalla somma. Prodotto. Anche qui vale la proprietà associativa. Se avete tre numeri da moltiplicare potete moltiplicare i primi due e poi il terzo o il secondo e il terzo e poi il primo. Commutativa. Se dovete moltiplicare due numeri, non importa l'ordine con cui li moltiplicate. Anche qui c'è un elemento neutro, cioè c'è un numero che è chiamato 1, tale che a per 1 uguale ad a per ogni a reale. Anche qui esiste un analogo dell'opposto, ma si chiama reciproco. Cioè, per ogni numero reale diverso dall'elemento neutro della somma, che si chiama 0, quindi per ogni numero reale diverso da 0 esiste un secondo numero detto reciproco che moltiplicato per primo fa l'elemento neutro del prodotto detto 1 e poi c'è la proprietà distributiva della somma rispetto al prodotto. Se voi dovete fare prima una somma e poi il prodotto potrete sommare i prodotti come scritto qui, quindi a più b totale per c. Si può anche calcolare moltiplicando prima A per C e poi B per C e sommando i due, cioè distribuendo gli addendi sul prodotto. Facciamo degli esempi, questa è la proprietà associativa. Se volete moltiplicare 3, 4 e 5, potrete moltiplicare prima 3 per 4 che fa 12, e poi moltiplicare per 5 e ottenete 60, oppure moltiplicare prima 4 per 5 che da 20, e poi per 3 che da 60. Proprietà commutativa 3 per 4 uguale 4 per 3. L'elemento neutro 3 per 1 uguale 3. Il reciproco se a uguale 3 esiste un b chiamato un terzo, scritto anche 0,333 periodico, tale che a per b uguale 1. E quindi con il reciproco voi arrivate alla divisione. Non c'è bisogno di introdurre la divisione come una operazione a parte. La proprietà distributiva se volete sommare 3, 4 e poi moltiplicarlo per 5, cioè fare 7 per 5 che fa 35, potete prima moltiplicare 3 per 5 e poi 4 per 5 e che fanno 15 e 20 rispettivamente, e poi sommare 15 e 20 e ottenete ancora 35. Con pochi altri assiomi, cioè l'ordinamento, poter dire data una coppia di numeri se sono uguali oppure uno è minore dell'altro. E la completezza, dati due numeri ne esiste sempre un terzo compreso tra i due. Voi, a partire dagli assiomi che vi ho elencato prima, che contenevano soltanto due numeri, gli elementi neutri 0 e 1, potete costruire tutti gli altri numeri reali con solo queste operazioni. Istruzioni per l'uso, se volete. Così costruite tutti i numeri reali a partire dai due elementi neutri che abbiamo assunto prima, 0 e 1. E riempite la retta reale come abbiamo spiegato. Quindi sostanzialmente queste che cosa sono? Delle operazioni e anche degli assiomi, perché l'esistenza dello 0, l'esistenza dell'1, l'esistenza di un ordinamento sono tutti assiomi, ma allo stesso tempo queste sono delle operazioni, non sono da chiamare assiomi in quanto tali delle operazioni, perché sono delle istruzioni. Vi dicono che i numeri sono elementi di un insieme tali che avete associati ad essi delle operazioni per cui potete sostituire delle coppie di numeri terzi numeri chiamati risultati di quelle operazioni secondo certe modalità. Quindi gli assiomi, insisto, sono istruzioni per le operazioni. Ora come abbiamo imparato queste istruzioni nel corso della vita? È impossibile ricostruirlo, riconoscere tutto ciò che diamo per scontato quando ci abituiamo ad usare questi schemi mentali, quando usiamo anche le parole chiave della logica, come la parola esiste, uguale, numero, operazione, che abbiamo usato finora. Insomma, siamo cresciuti con queste parole, le abbiamo assorbite da piccoli. Siamo abituati ad usarle fin dalla nascita. Da piccoli non abbiamo fatto caso a ciò che vuol dire assorbire queste nozioni passivamente, che sono abitudini, a forza di percepire ed emettere dei suoni in relazione con coloro che ci circondano. E pertanto noi spesso siamo indotti a commettere l'errore di dare alle parole... Un senso intrinseco, una loro esistenza, come fa Platone, per esempio, con le idee lì per Uranio, come fa Kant, che crede ingenuamente ai giudizi sintetici a priori, come se esistesse qualcosa a priori, mentre queste sono soltanto, come dicevamo, delle istruzioni per l'uso. Ora, studiare i numeri complessi ci può aiutare anche a ripercorrere quello che si fa. Quello che succede in noi quando ci abituiamo a qualcosa di nuovo. Non possiamo tornare indietro a quando eravamo bambini per ricostruire che cosa è successo. Ma adesso, di fronte a qualcosa di nuovo, possiamo capire che cosa succede. Quindi, studiare qualcosa di completamente nuovo, come i numeri complessi, ci permette di apprezzare cosa vuol dire questo abituarsi a delle nuove istruzioni, che non sono altro che delle istruzioni. Non c'è in sostanza nessuna pretesa di dire che quello di cui parleremo esista e questo sarà ancora più importante quando dovremo usarlo per descrivere non ciò che esiste ma ciò che non esiste, appunto il durante o la virtualità. Dovremo quindi abituarci a delle istruzioni nuove quelle date nel 1572 da Bombelli e entro certi limiti lo faremo anche proprio dal suo libro. Numeri complessi, che cosa sono? Si indicano genericamente con z e sono coppie di numeri reali a e b accoppiati in questa maniera. Mi scrivete a più b per una cosa che scrivete i. 3 più 2i. A e B sono elementi dell'insieme R, cioè numeri di quel tipo che abbiamo già descritto. Che cos'è I? I è un simbolo. Volete chiamarlo numero? Volete chiamarlo come volete? Non importa. L'importante è che voi costruiate questa z in questa forma e poi aggiungiate un solo assioma, scritto appunto da Bombelli nel 1572. L'assioma aggiuntivo è che il prodotto di i per i è uguale a -1. Il prodotto di questo simbolo extra, qualunque cosa sia, non pretendiamo di dare adesso nessuna consistenza reale, è uguale a -1. Tutte le altre proprietà che abbiamo elencato della somma e del prodotto continuano a valere. I numeri complessi sono già definiti da quello che abbiamo appena detto. Ripeto, non c'è bisogno di pensare che i sia qualcosa di esistente, come non c'è bisogno di pensare che sia qualcosa di esistente lo 0, l'1, il 3. Questi sono soltanto dei numeri. Anche quelli sono dei simboli che possiamo associare a qualcosa di esistente. Per esempio i risultati delle misure. Ma in sé sono soltanto dei numeri. Non qualcosa di esistente. Solo che è più difficile ripercorrere appunto come abbiamo assorbito l'uso di questi concetti, queste nozioni, come la nozione di numero, fino a credere che esistano, perché è successo fin dalla nostra infanzia. È più facile con un concetto nuovo come questa i. Facciamo un esempio: se dobbiamo moltiplicare due numeri come questi, 3 più 2i. E 4 più 5i cosa facciamo? Moltiplichiamo il primo della prima coppia col primo della seconda 3 per 4, poi il secondo della prima coppia 2 per i con il primo della seconda 2 per 4 per i, poi il primo della prima coppia col secondo della seconda coppia 3 per 5 per i, poi il secondo della prima coppia per il secondo della seconda coppia 2 per i per 5 per i. E che cosa troviamo? 3 per 4 fa 12. 2 per i per 4 fa 8 per i, 3 per 5 per i fa 15 per i, 2 per i per 5 per i fa che cosa? 2 per 5 fa 10 e poi rimane questa cosa, i per i. i per i, ci dice il bombelli, lo sostituiamo con meno 1. Quindi abbiamo 12 più 8 più 15, 23 i, meno 10. Risultato 2 più 23 i. Avete visto che sommando due numeri di questo tipo ottenete un numero dello stesso tipo e quindi il cerchio si chiude ecco questi sono i numeri di bombelli i numeri di bombelli sono fatti di coppie di numeri reali e quindi stanno su un piano e potete vedere quelle coppie come le coordinate di un piano infatti si parla di retta reale e piano complesso sono come le coordinate la scissa e l'ordinata mettete la a cioè il numero senza la I sull'asse orizzontale e la B sull'asse verticale. Vediamo come li spiegava Raffaele Bombelli nel suo libro. Lo vedete qui. L'algebra, parte maggiore dell'aritmetica, divisa in tre libri di Raffaele Bombelli da Bologna. Siamo nel 1572. La quantità che si chiama I, lui la chiamava P di M più di meno. E la vedeva come dei nuovi segni. Abbiamo il più, abbiamo il meno, abbiamo delle specie di nuovi segni invece di chiamarlo simbolo. E lo scriveva così perché non usava simboli, allora non si usavano i simboli, non si usavano formule, si scrivevano dei testi e lo chiamava più di meno. A pagina 169 del suo libro, leggiamo: Più via più di meno fa più di meno. Meno via più di meno fa meno di meno, più via meno di meno fa meno di meno, meno via meno di meno fa più di meno, più di meno via più di meno fa meno, più di meno via meno di meno fa più, meno di meno via più di meno fa più, meno di meno via men di meno fa meno. Queste sono quelle regole che abbiamo già detto, di cui una è quella fondamentale i per i uguale a meno 1, e l'altra sono tutte le possibili varianti che lui elenca. E che seguono dagli assiomi delle operazioni che abbiamo detto. Quindi sostanzialmente lui introduce due quantità, una la chiama più di meno e l'altra la chiama meno di meno. Dalla seconda riga, però, capiamo che la seconda quantità meno di meno non è indipendente dalla prima, infatti, dice meno via più di meno fa meno di meno. Vuol dire meno 1 via per più di meno, i fa meno di meno meno i, quindi il meno di meno non è altro che meno più di meno. In questa riga abbiamo la regola fondamentale a cui si possono ricondurre tutte le altre. Più di meno via più di meno fa meno, cioè i per i fa meno 1. Vediamo come li usa. Dopo aver elencato queste regole, nelle pagine successive fa una sequenza molto lunga di esempi per coprire il caso più generale e alcuni casi particolari. Moltiplichisi la radice cubica di tra questi due simboli. Raccoglie il numero 4 più di meno radice quadrata di 6. 4 più di meno radice quadrata di 6. Eccolo qui. 4 più i radice di 6. Ci mette. Fuori anche una radice cubica che possiamo ignorare perché c'è la radice cubica dappertutto in questo esempio. Si moltiplichi quindi questo qui per la radice cubica, di nuovo di 2 meno di meno radice quadrata di 5. Eccolo qui, 2 meno di meno radice quadrata di 5. Per farlo, si moltiplichi più di meno radice quadrata di 6 per il meno di meno radice quadrata di 5. Moltiplica prima questi due. E questo fa la radice quadrata di 30. La radice quadrata di 6 per 5, 30, e poi avete i per meno i che fa più. Sarebbe più di meno per meno di meno. Più di meno via meno di meno fa più, questa variante qui. E quindi abbiamo radice quadrata di 30. Questa è la parte più difficile, la fa per prima. Poi se moltiplichi 2 via 4 fa 8. 2 per 4 fa 8. E poi 2 via più di meno radice quadrata di 6. E che cosa fa questi due? Radice quadrata di 6 per il quadrato di 2, che è 4, 6 per 4, 24. Infine, 4 via meno di meno radice quadrata di 5. Il prodotto tra questi qui, che fa meno di meno radice quadrata di 5 per il quadrato di 4, che è 16, 16 per 5, 80. Ecco, questo è il caso più generale perché. I risultati dei quattro prodotti non si possono semplificare ulteriormente, quindi potete ricostruire subito da dove vengono. Avete sempre comunque che il risultato è la somma tra un numero senza la i e un numero moltiplicato dalla i. Il primo è 8 più radice di 30, il secondo è radice di 24 meno radice di 80. Avremo radice cubica, vabbè, vedete. 8 più radice quadrata di 30, più di meno radice quadrata di 24, eccolo qui, meno di meno radice quadrata di 80. Poi fa un altro esempio che è un po' più particolare e ci interesserà per il suo aspetto appunto particolare. Si moltiplichi, ignoriamo le radici cubiche di nuovo, 3 più di meno radice quadrata di 5, 3 più i radici di 5, per 6 meno di meno radice quadrata di 20, eccolo qui. Questo è il prodotto tra un numero e il suo complesso coniugato. Vedremo tra un attimo cosa vuol dire a parte un fattore. Vabbè, si fa la moltiplicazione, si moltiplichi più di meno radice quadrata di 5 via meno di meno radice quadrata di 20. Questi due qui e fa la radice quadrata di allora, c'è la i e la meno i, il prodotto fa più, e poi c'è la radice quadrata di 5 per 20 che fa 100, la radice di 100 è 10. E poi si moltiplichi 3 via 6. 3 via 6, 3 per 6 è 18. E quindi in totale abbiamo 28. Gli altri due danno 0. Questa è la cosa importante. Qui la i sparisce. Si moltiplichi 6 via più di meno radice quadrata di 5, che fa la radice quadrata di 180. E 3 per meno di meno radice quadrata di 20, che fa meno di meno la radice quadrata di 80. Che giunte insieme fanno nulla. Quindi se moltiplicate questo per questo e poi aggiungete la moltiplicazione di questo, questo segno meno, per questo ottenete 0. Queste sono le operazioni fondamentali. Dato il numero complesso z uguale ad a più i b, esistono varie operazioni che fanno sparire la i, come quella che abbiamo appena visto nell'esempio secondo di Bombelli. Dato z potete definire il complesso coniugato dove mandate la i in meno i e quindi alla coppia di numeri a e b, invece di associare a, più ib associate a meno ib. Il più di meno di bombelli va nel meno di meno. Quali operazioni fanno sparire la i? Per esempio se sommate z e il complesso coniugato e lo dividete per 2. Se sommate questo, più ib e meno ib spariscono e se poi dividete anche per 2, il risultato è a, cioè quella che si chiama parte reale del numero complesso. Se invece li sottraete, sparisce la A e resta la B, e vi rimane 2ib. Se sottraete e dividete per 2, avete quindi ib. Se dividete ancora per i, ottenete b, quella che è la parte immaginaria. Sparisce la i se appunto dividete la sottrazione per 2 e per i. Poi avete la somma dei quadrati che potete fare per esercizio. Anche in questo caso sparisce la i e questo si chiama modulo quadro ed è ciò che nella virtualità dà le probabilità degli esiti finali. Questo esempio qui non è altro che l'esempio già visto di Bombelli perché potete riconoscere che il secondo numero che è scritto qui non è altro che il doppio del complesso coniugato del prima. Quindi questo prodotto non è altro che due volte. Il prodotto del numero 3 più i radice di 5 per 3 meno i radice di 5 e pertanto rientra in questo caso. Benissimo, adesso equipaggiati con queste conoscenze noi possiamo rispondere finalmente alla domanda chiave, come si descrive il durante, come si descrive la virtualità, e poi ci chiederemo se si può misurare. La virtualità è bombeliana, cioè ha bisogno dei numeri di Bombelli. Questo adesso ve lo do come fatto, dopodiché ne esploreremo le conseguenze. Sorgono ovviamente dei problemi, perché la i è soltanto un simbolo, cioè non corrisponde al risultato di una misura, a qualcosa che si possa misurare, ciò che implica che la virtualità non si può misurare. Non è qualcosa di non osservato, ma che sarà osservabile quando diventeremo sufficientemente precisi se è descritta da un simbolo che non corrisponde a niente di reale al risultato di una misura non possiamo neanche immaginare che un giorno questa virtualità possa essere osservata tra parentesi se volete insistere a cercare un senso fisico per i dovete anche cercare di dare un senso fisico alla relazione chiave data da bombelli di meno via più di meno fa meno cioè per i uguale a meno 1 e non potete dire ma posso dire eh, 3 più 2i lo posso immaginare come 3 più 2 banane 3 più 2 arance un qualcosa come 3 più 2 arance ha senso nella lingua italiana e anche se volete nella matematica ma non vuol dire niente arancia per arancia uguale a meno 1 questo è il punto i risultati delle misure sono numeri che non contengono la i, necessariamente ciò che arriva alla realtà dalla virtualità non deve e non può contenere la i, allora sì che può essere il risultato di una misura, allora sì che può avere senso, senso fisico, cioè esistere, arrivare alle nostre percezioni, arrivare in un nostro display, essere misurato. Nella misura, pertanto, si perde necessariamente qualcosa. Nel passaggio dalla virtualità a quella che noi chiamiamo realtà, si perde necessariamente la I di Bombelli. Si perde qualcosa. Domanda. Posso recuperare l'informazione persa? Posso, per esempio, fare una misura successiva? Qui ci sono due numeri in ballo. Le parti di un numero di bombelli sono appunto due. So che se faccio una misura posso osservare solo qualcosa che non contenga la i e quindi da una misura ottengo al massimo un numero, non due. Faccio una misura su qualcosa che è descritto da due numeri e ottengo un solo numero. Necessariamente mi perdo qualcosa. Però uno potrebbe dire "Beh, che problema c'è? Basta fare una misura successiva, misurare la seconda quantità in maniera indipendente facendo una misura diversa, indipendente". C'è un problema però. Il problema è che la prima misura stravolge completamente il sistema, cioè la misura che fate dopo non vi dà informazioni sul sistema di prima, ma vi dà informazioni su un altro Sistema. Ecco quindi il motivo per cui la virtualità diventa irraggiungibile. La seconda misura finisce per essere fatta su un sistema diverso. È impossibile sostanzialmente raggiungere la virtualità dalla realtà, perché in ogni misura possiamo osservare un numero solo, un risultato che è frutto di certe operazioni matematiche sui due numeri che costituiscono la virtualità, ma è sempre un solo risultato su due numeri. Facciamo degli esempi concreti. Supponiamo che il sistema sia descritto da una certa virtualità Z1 uguale ad A1 più IB1. Facciamo una misura. Portiamo alla realtà una certa complicata relazione C. Tra A1 e B1 è un numero soltanto. Poi cosa succede? C'è un rimescolamento di carte: cioè la misura è un'interazione micro macro. Noi stiamo cercando di osservare il micro con degli strumenti di misura e rivelatori noi stessi, i nostri occhi che sono giganteschi. L'interazione tra il micro e il macro stravolge il sistema completamente. Quello che avete dopo quindi è una nuova virtualità Z2. Uguale ad A2 più IB2 sulla quale potete fare una nuova misura, ma sarà una nuova relazione tra due nuove quantità A2 e B2. È avvenuto in sostanza un reset che stravolge come uno tsunami quello che c'era prima. Dalla seconda misura non potete ricavare una nuova informazione su A1 e B1. E poi c'è un nuovo rimescolamento perché la seconda misura. Stravolge di nuovo il sistema e avrete una nuova virtualità Z3 uguale ad A3 più IB3, poi farete una nuova misura C di A3B3 e di nuovo il rimescolamento e così via avanti all'infinito. In sostanza non c'è scampo, non potete riuscire a raggiungere la virtualità dalla realtà perché. Perdete sempre qualcosa e scappa via ogni volta a causa appunto di qualcosa che è una catastrofe. Ogni volta che si fa una misura, infatti, si fa un'interazione tra un sistema elementare e qualcosa che è fatto di miliardi e miliardi di atomi, cioè è macroscopico. Non potete immaginare che tirando una montagna addosso a un granello di sabbia. Quel granello di sabbia rimanga indisturbato, e questo è il motivo per cui la realtà è interrotta tra due osservazioni successive, e quindi possiamo proprio immaginarci la realtà a livello microscopico come nel caso di un film. In un film avete tanti fotogrammi che sono mostrati a voi ad intervalli di tempo brevi, tali per cui voi avete l'illusione della continuità. La realtà che ci circonda ci dà quindi l'illusione della continuità, ma è fatta, come vedete in questo esempio, in questa immagine, di tanti fotogrammi nei quali le immagini successive precedenti sono però comunque legate una all'altra, sono simili, vedete? Bene, quando scendete nel mondo microscopico, anche questa somiglianza tra il fotogramma precedente e il fotogramma successivo la perdete. Per cui il fotogramma precedente e il fotogramma successivo non hanno nessuna somiglianza. Prima avete il fotone del laser e poi fotone in A o in B, a destra o sinistra, non c'è nessuna somiglianza tra il prima e il dopo. L'interruzione, quindi, è un po' più seria man mano, diventa molto ma molto più distruttiva quando scendiamo dalle scale di grandezza macroscopiche a quelle microscopiche. Vediamo l'atomo, prendiamo un esempio dal libro I quanti. Normalmente l'atomo è descritto come un certo nucleo e qualche elettrone che orbita attorno. Ovviamente queste sono delle raffigurazioni di fantasia. Che cos'è l'atomo? Beh, se voi immaginate qualcosa al centro che non descriveremo meglio per il momento e andate a cercare l'elettrone, una volta lo troverete nella posizione 1. Poi subito dopo nella posizione 2, poi nella posizione 3, 4, 5. Ecco, questi sono i vostri fotogrammi. Cerchiamo di unire i puntini. Non troviamo niente di sensato, non troviamo niente che somigli a una traiettoria. Benissimo. Le interruzioni, in sostanza, causano quella catastrofe. Le osservazioni che noi facciamo, in sostanza, causano quella catastrofe per cui la volta dopo noi troviamo l'elettrone in una posizione che non ha nessuna relazione con la volta prima. E se voi infittite le osservazioni, non cambia il risultato, sarà ancora più confuso. Per cui alla fine l'atomo vi dovete accontentare di immaginarlo e descriverlo come qualcosa di questo tipo: una nuvola attorno che rappresenta la probabilità di trovare il vostro elettrone qualora lo andaste a cercare, e una nuvola al centro che rappresenta la probabilità di trovare, per esempio, il protone nel caso dell'atomo di idrogeno qualora lo andaste a cercare. La densità dei punti di questa nuvola vi dice che la probabilità di trovarlo per esempio in questa zona è uguale al numero di punti di questa zona diviso il numero di punti totale della nuvola che descrive l'elettrone dell'atomo di idrogeno. La probabilità di trovare l'elettrone qui è molto bassa perché i punti sono rarefatti la probabilità di trovarla a questo raggio dal centro invece è più alta però anche se sapete che lo troverete molto probabilmente a questo raggio dal centro non saprete mai se lo troverete qui poi qui poi qui poi qui non riuscirà mai a disegnare una traiettoria chiara un altro fatto importante è che la virtualità la funzione d'onda in sostanza questa nuvola di una particella non è Statica, ma si allarga con il tempo e si allarga di parecchio. Per cui anche la particella libera eh, non sta dove voi ve lo immaginereste. Anche una particella che si muove con moto rettilineo uniforme non sta lungo la retta prevista dal moto rettilineo uniforme. E quindi, se voi immaginate la nuvola come una distribuzione molto piccata intorno a un certo punto. Vedrete che con il tempo si abbassa e si dilata. E con il tempo si abbassa e si dilata finché la nuvola si uniformizza, si distribuisce quasi omogeneamente in regioni sempre più ampie di spazio attorno a quel punto di partenza. Cioè vuol dire che a un chilometro di distanza non c'è praticamente alcuna chance di trovare l'elettrone dove ci si aspetterebbe dal moto rettilineo uniforme. Quindi, se voi avete delle particelle che si muovono in moto rettilineo uniforme, sappiate che alcune finiranno di qua, altre di là, questi segmenti non sono le vere traiettorie perché nel durante non sappiamo che cosa succede, non si può neanche dire perché si deve usare appunto la virtualità di Bombelli, quindi avete una particella per esempio qui all'inizio, poi la osservate qui, qui all'inizio e poi la osservate qui. Un'altra qui all'inizio, la trovate qui. Quindi, se voi fate tanti esperimenti tante volte, vedrete che il vostro moto sarà come i pallini di un fucile che spara pallini e soltanto la media starà sulla retta prevista dal moto rettilineo uniforme. Soltanto la media. Questi effetti, tra parentesi, sono effetti comuni nella fisica delle particelle elementari, anche su distanze di pochi metri si possono vedere, dipende molto dalle condizioni del vostro esperimento, delle volte magari succede che la distribuzione sia tale da essere concentrata sufficientemente attorno a questa traiettoria media per cui voi credete che la particella stia seguendo una traiettoria rettilinea, delle altre volte invece avete proprio una figura come quella che è rappresentata qui. Ecco come abbiamo visto proprio nel caso dell'atomo in cui non è proprio possibile parlare, seguire un'orbita dell'elettrone. Questo è anche ciò che impedisce di parlare di traiettorie vere e proprie delle particelle elementari, elettrone libero, elettrone che orbita attorno a un atomo, eccetera. Ma se facciamo lo stesso esperimento ma con un corpo macroscopico scopriamo che quelle deviazioni di cui sto parlando sono più piccole delle dimensioni del corpo stesso per cui a noi non sembrerà che ci siano non ci accorgeremo mai di loro. Le nostre percezioni della realtà che ci circonda sono quindi molto grossolane rispetto a quello di cui stiamo parlando e rispetto a quello che noi riusciamo a vedere comunemente ormai a livello microscopico. Tuttavia il fatto che noi non ci accorgiamo di niente non vuol dire che le particelle abbiano moto rettilineo o le loro traiettorie siano controllabili. Per esempio, se noi guardiamo le traiettorie delle particelle elementari in una camera a bolla, noi vediamo delle traiettorie molto ben definite. Questa è la fotografia con la quale al primo colpo fu scoperta la particella Omega- meno, di cui ho parlato in un altro video. Ebbene, se voi andate a controllare bene queste traiettorie che sembrano rettilinee, beh, in realtà troverete che sono dei tubi belli larghi nei quali la particella, appunto, si. Giostra e le sue posizioni qualora voi le andaste a osservare e in effetti le bolle della camera a bolle cosiddetta lo fanno sono tutt'altro che allineate e pertanto avrete un movimento a zig zag quanto si slarga una traiettoria e quanto invece è stretta dipende dalle condizioni dell'esperimento se voi guardate un fascio di traiettorie da sufficientemente lontano è chiaro che vi sembrerà una retta o una curva ben definita. Quello che abbiamo spiegato in questo video tramite la virtualità bombelliana, è anche il motivo per cui vale il principio di indeterminazione di Heisenberg, cioè sostanzialmente, voi non potete neanche a forza di inseguirla, raggiungere la virtualità dalla realtà, ci sarà sempre qualcosa che sfugge. e nel libro I quanti, lo abbiamo descritto appunto come fa Heisenberg con la cella fondamentale di indeterminazione, che è l'indeterminazione sulla posizione e l'indeterminazione sulla velocità o l'impulso, P, che devono riempire minimo-minimo un certo rettangolo di un'area minima che non è riducibile a zero. Per cui, se misurate una cosa, perdete quell'altra. Se misurata quell'altra, perdete la prima, esattamente come nel caso dei numeri di bombelli e del tentativo di inseguire la virtualità dalla realtà o di raggiungere la virtualità dalla realtà che abbiamo visto essere impossibile. Quindi, se voi volete misurare meglio l'impulso P, ridurre la sua incertezza di un terzo, ecco che vi scappa via la misura sulla posizione perché quella triplica in maniera che l'area di questa cella fondamentale rimanga sempre la stessa e avete questa relazione. Se volete approfondire queste cose vi raccomando questo libro. Quello che abbiamo spiegato è anche il motivo per cui la realtà è il bordo della virtualità come vi ho detto in tanti altri video. Essa ha in un certo senso una dimensione in meno. Quindi se la virtualità è bombelliana, fatta di due numeri e la realtà è fatta di un numero solo, la perdita non è una perdita da poco, eh? si perde un'intera dimensione. Ripeto che se uno volesse insistere a dare esistenza alla virtualità dovrebbe dire che cosa vuol dire che esiste il numero I, il numero I e l'operazione I per i uguale a meno 1 dovrebbe produrre in natura qualcosa che moltiplicato per se stesso fa meno 1. Al massimo, se voi fate la moltiplicazione di un numero per se stesso, come quando calcolate l'area del quadrato, se quel numero è qualcosa che esiste, quell'area è positiva, non meno 1. Per cui i per i uguale a meno 1 è come se fosse un quadrato di lato i e di area negativa. Questo è il motivo per cui la virtualità la potete immaginare, i si chiama unità immaginaria, descrivere matematicamente, ma non pretendere che abbia una esistenza fisica. Tuttavia, la matematica è sufficiente a collegare, per quello che si può collegare, il prima al dopo. Il collegamento non è deterministico, ma è fatto di bifurcazioni, multifurcazioni quantistiche. La realtà, vi ricordo anche che per essere più precisi, è soltanto una quasi realtà perché al bordo non ci si arriva mai. Tutte quante le misure sono una catastrofe per il sistema perché sono un'interazione micro-macro, però il macro, per quanto sia fatto di tantissimi atomi, è sempre fatto da un numero finito di atomi che non può pertanto far collassare completamente la virtualità sul suo bordo, cioè per quanto alto sia il numero di atomi che costituisce un rivelatore, l'interazione micro-macro resterà sempre nell'ambito che dovremmo chiamare virtualità. Magari a noi sembra realtà reale perché anche noi siamo un sistema fatto di molti e molti atomi. Che è predisposto per far scattare quella che chiamiamo percezione quando un certo segnale supera una certa soglia, che non vuol dire appunto che raggiunga la realtà nel senso assoluto. La transizione, vi ricordo, dalla coppia di Bombelli al numero singolo operata dalla misura una catastrofe sul sistema, tanto che la stravolge, però non può essere una transizione assoluta. Perché è pur sempre un'interazione micro-macro, è una quasi catastrofe, chiamiamola così. Infine, questo è anche il motivo per cui valgono le disuguaglianze di Bell, di cui ho parlato in tanti altri video. Che cosa sono le disuguaglianze di Bell? Beh, praticamente, se insistiamo a credere che l'interruzione, il durante, la virtualità non ci sia, che non sia impossibile osservarla, ma che un giorno sarà osservata. Allora dobbiamo accettare che il durante non abbia bisogno assoluto per essere descritto dei numeri di bombelli. Che i numeri di bombelli siano soltanto un trucco molto utile per descriverlo, molto conveniente oggi e magari per tanti anni a venire. Ma non qualcosa di assolutamente necessario. E allora proviamo a farlo. Bell ha provato. Così facendo però ci priviamo di uno strumento potente. Non sorprende insomma che facendo a meno dei numeri di bombelli si riesca a dimostrare, come ha dimostrato Bell, che esistono degli esperimenti di Rimenti in grado di fare predizioni diverse, ottenute con o senza quello strumento. Quindi si può anche ipotizzare che un giorno il durante si possa riempire con la realtà, qualche realtà che un giorno riusciremo a svelare, però in questo caso dovremmo insistere a descrivere anche quella parte senza usare il più di meno di bombelle. Facendo a meno e rifacendo tutti i calcoli, facendone a meno, Bell ha scoperto che esistono degli esperimenti in cui la differenza tra usare quello strumento o farne a meno si può vedere. Gli esperimenti sono stati fatti e hanno mostrato che non si può fare a meno del più di meno di Bombelli. Semplicemente non si può, perché se si fa a meno di quello strumento si trovano predizioni che necessariamente devono rientrare all'interno di certe disuguaglianze mentre invece se si usa lo strumento di bombelli si possono violare anche quelle disuguaglianze gli esperimenti mostrano che in natura quelle disuguaglianze sono violate questo è anche il motivo per cui ho fatto questo video perché tantissime persone hanno difficoltà ad accettare che ci sia qualcosa che non potrà mai essere osservato. E propongono tante teorie fantasiose per riempire il durante. E la mia risposta è sempre quella, qualunque cosa voi inventiate per riempire il durante, se è fisica, sarà descrivibile facendo a meno dei numeri di bombelli. A questo punto produrrà delle predizioni che devono necessariamente soddisfare le disuguaglianze di Bell troverete che quelle predizioni sono confutate dagli esperimenti perché la natura è in grado di violare quelle stesse disuguaglianze. Bell identificò la discrepanza tra le due opzioni e suggerì l'esperimento di Rimente che confermò che non è possibile descrivere correttamente la natura facendo a meno della parte inaccessibile, la virtualità di Bombelli. Gli autori dell'esperimento, vi ricordo, furono premiati col Nobel nel 2022 mentre Bell era già scomparso da parecchio tempo, ma l'esperimento è molto molto antecedente, il 2022 ovviamente. Per concludere, in una direzione simile a quello di cui abbiamo parlato oggi, anche se è qualcosa di completamente diverso, va anche l'inesistenza di un ordinamento temporale a livello elementare dovuto alla particella puramente virtuale che ho introdotto per far funzionare la gravità quantistica. Vi rimando al libro I quanti e agli altri video e per questo anzi in particolare vi rimando al libro Dalla fisica alla vita. Quello che vediamo è una media in sostanza su fluttuazioni infinitesime, anche in questo caso come se quello che noi percepiamo fosse una media grossolana di tantissimi piccoli effetti che però non funzionano esattamente come noi crediamo, per esempio nei quali non c'è nemmeno l'ordinamento temporale prima, adesso, dopo. Questo ordinamento temporale... Prima, adesso, dopo vale solo ad intervalli più grandi del limite delta che pare reciproco della massa della particella puramente virtuale che ho introdotto per la gravità. È un intervallo di tempo breve, brevissimo, non ce ne accorgeremo mai. E per ora non ce ne accorgiamo non soltanto tramite le nostre percezioni, ma non ce ne possiamo accorgere neanche tramite le nostre misure. Se non indirettamente attraverso le predizioni che la mia teoria fa sulla cosmologia primordiale, che potranno anche essere confermate in un futuro abbastanza breve, quindi a noi abbiamo. La possibilità di ordinare gli eventi secondo il prima e il dopo soltanto perché questi eventi sono separati da una durata temporale sufficientemente lunga. L'intervallo di tempo sotto il quale cessa di avere senso l'ordinamento temporale è molto breve, ma al di sotto di quell'intervallo temporale voi non potete nemmeno parlare di prima e di dopo, e quindi nemmeno di durante, diventa tutto un insieme di virtualità in cui la realtà non è più separabile dalla virtualità se non in maniera indiretta in sostanza perché la mia teoria fa comunque predizioni che sono testabili nel libro dalla fisica alla vita questa particolare situazione che si raggiunge soltanto a distanze infinitesimamente piccole l'ho chiamata anarchia asintotica bene Abbiamo apprezzato cosa avviene nella natura, come si descrive in un certo senso l'aldilà, ciò che è al di là della realtà che percepiamo, non è un mistero neanche quello? Possiamo descriverlo con il nostro logos, con la nostra matematica, una matematica che tra parentesi esiste dal 1572, la famosa relazione di Bombelli: più di meno via più di meno fa meno. E quindi noi possiamo immaginarci matematicamente con i numeri appunto complessi che contengono una parte immaginaria ciò che sta oltre la realtà che percepiamo e ciò che la crea riusciamo quindi a renderci conto alla luce di questo della banalità di tutte quante le lucubrazioni che i filosofi hanno prodotto negli ultimi millenni perché io insisto su questo e molte persone sono scioccate perché io dismetto tutta quanta la storia del pensiero umano come una banalità Chiedetevelo alla luce di questo che adesso sapete, pensate che sia possibile elaborare un qualunque pensiero sulla realtà facendo a meno delle conoscenze che vi ho appena dato. Pensate che sia possibile fondare una società sull'ignoranza di ciò che la natura è e ciò che noi stessi siamo, su ciò che siamo e su come funzioniamo. Fondare una società su tante fantasie che continuano ancora a circolare, impunemente. Le colpe, il libro arbitrio, la responsabilità, la volontà, il determinismo, il logos. E poi sorprenderci, ovviamente. Libero arbitrio, parole al vento. Trascendente, parole al vento, che non significano niente. Se volete andare al di là della realtà, è già tutto spiegato e ve l'ho spiegato oggi eppure si continua a non insegnare queste nozioni elementari perché vi renderete conto che tutti quanti sono in grado di capire magari qualcuno potrà seguire questo video due volte e magari ogni tanto fermare l'immagine sulle trasparenze che gli interessano per pensarci a quello che sono le varie proprietà, i vari assiomi, questo è molto utile perché la rielaborazione interna di quello che si ascolta è necessaria, però mi sembra che questo di cui abbiamo parlato oggi sia qualcosa che è accessibile a tutti quanti, ma non soltanto per gli aspetti matematici, ma per le sue conseguenze fisiche, cioè le sue conseguenze sulla comprensione della realtà. Concludo. Dicendo che se qualcuno si volesse divertire ad andare oltre bombelli è già stato fatto, e quindi invece di coppie di numeri cercare terne, quaterne di numeri con dei nuovi simboli. I quaternioni sono quaterne di numeri invece che coppie: A più IB più CJ più DK, per esempio 2 più 3I più 4J più 5K. Dove i quattro numeri a, b, e c e d sono anche loro numeri reali. A più i b è un numero complesso di bombelli. I, J e K però sono tre simboli extra. Chiamateli numeri, chiamateli come volete, però anche questi non possono essere associati a qualcosa di reale. Gli assiomi aggiuntivi sono più complicati i per i fa meno 1, j per j fa meno 1, k per k fa meno 1, e poi però avete che i per j fa k, che è uguale anche a meno j per i, j per k fa i, k per i fa j e così via. Qual è il problema di questi quaternioni? Che valgono tutte le proprietà elencate prima della somma e del prodotto tranne una, la proprietà commutativa del prodotto, cioè moltiplicare questi simboli nell'ordine i per j. O j per i non dà lo stesso risultato. I per j non è uguale a J per i, ma I per j è uguale a meno J per i. Se assumete questo, avete qualcosa di interessante. Con terne non ce la fate, con insiemi di 5, 6 o 7 non ce la fate, dovete andare con le potenze di 2, quindi 2 bombelli, 4 quaternioni, 8 ottonioni però con gli ottonioni cade anche la proprietà associativa e sfortunatamente a causa di questi problemi non hanno un'utilità fisica tranne che come strumenti in certi casi particolari quindi non possiamo pensare a una triplice virtualità perché i quaternioni non si sono dimostrati così utili come invece si sono dimostrati i numeri di bombelli un grande fisico che ha creduto fino alla fine nella possibile utilità rivoluzionaria dei quaternioni è stato Dirac, famoso appunto per l'equazione di Dirac e tante altre cose, e ha speso gran parte della sua vita esplorando questa possibilità, cioè che i quaternioni fossero a fondamento di una comprensione ancora più profonda della realtà. Allo stato attuale però dobbiamo rimanere ai numeri di Bombelli. Per concludere, vi ricordo ancora i libri. Qui c'è la fisica, spiegata in un linguaggio accessibile a tutti, con le implicazioni filosofiche più generali. Qui c'è una esplorazione più generale che va da, dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande dell'universo, e comprende anche noi stessi, la nostra vita. Ed è una specie di manifesto di quello che poi è venuto successivamente attraverso questo canale e gli altri libri, e di quello di cui parleremo anche in futuro. Mentre in questo romanzo voi avrete un sacco di riflessioni sulla vita, il mondo e l'universo raccontate appunto all'interno di un romanzo d'avventura, che sono le riflessioni tra i protagonisti di questo romanzo. Prima sono quattro esseri umani, quattro giovani che si chiedono come costruire la vita artificiale, quindi si interrogano su ciò che sia la vita e poi alla fine saranno quattro esseri artificiali che si chiedono invece che cosa sia la vita, che cosa siano loro stessi e che si impegnano nella conquista dello spazio. Grazie dell'attenzione e alla prossima.